oggi mi andava di prepararmi un po' in stile strega, in stile halloweeniano. Come, non so se ci fate caso, ho messo questo cappello, che tra l'altro fa un bellissimo rumore. Guardate. Poi ho messo il rossetto molto scuro e anche lo smalto è scuro, scusate perché è tutto mangiucchiato, ma me lo devo cambiare. Allora oggi voglio fare il video che ho visto da Fairy, che mi è piaciuto tantissimo e si chiama Invade My Privacy. È un video molto carino. Allora, però prima cosa volevo salutare alcune ragazze e ho segnato tutto sulla mia agenda. Diciamo che mi segno i video da fare, oppure le ragazze a cui devo mandare dei saluti. Allora, direi di partire subito. Voglio salutare Crystal, che è una bambina che ha 4 anni e che mi segue, ed è la sorella di Fede. Fede Gia, o Gia, non so come si legga. Comunque, Crystal, ti mando un grosso bacio di cuore, davvero, che mi segui. Un bacio anche a te Fede, che davvero mi seguite sempre. Poi volevo salutare Rossella, che è un'altra ragazza che mi segue tantissimo, Jody, Roberta, e poi volevo salutare una ragazza che si chiama Flavia, in particolare il suo cognome è Mennuto, quindi Flavia Mennuto, ti mando tanti baci. Poi volevo dire a Francesco, che è un ragazzo che anche lui mi segue, che presto farò anche il tuo video, cioè la richiesta che mi hai fatto, non ti preoccupare che non mi dimentico. Allora, io direi di partire subito con il tag, e grazie a tutti quanti voi, grazie veramente a tutti voi che mi seguite e mi commentate, siete davvero tanto carini. Allora, ti sei svegliato irritabile? Diciamo di sì, stamattina mi sono svegliata alle 7 e mi sono svegliata alle 7, poi ho fatto colazione presto e non ho dormito bene, ecco. Usciresti con un 18enne all'età in cui sei ora? No, non uscirei con un 18enne perché non mi trovo con i ragazzi più piccoli di me. O con le ragazze, diciamo che non è che, poi dipende, non è che tutti quanti sono uguali, però ho notato che la maggior parte non è molto matura, soprattutto i ragazzi. Preferisci essere amica con le ragazze o i ragazzi? Preferisco essere amica dei ragazzi, anche se vorrei avere dei rapporti con le ragazze, però ho sempre diciamo trovato una certa rivalità, cioè da parte delle ragazze verso me. Poi, sorrideresti mai a uno sconosciuto? Sì, nel senso che se quello sconosciuto mi sorride, allora sì, gli sorrido anch'io. Poi, riesci ad impegnarti per una sola persona? Scusate, mi prude il naso, sì, certo. Che aspetto hai in questo momento? Diciamo che in questo momento sembro un po' una strega, ma spero comunque che ho la luce di faccia e quindi spero comunque di non apparire troppo strana in video, che vi do fastidio, ecco. Quanto spesso ascolti la musica? Io ascolto la musica tutte le volte che sono in macchina. Indossi più jeans o tute? Né jeans né tute, perché jeans li trovo scomodi e le tute le trovo un po' sciatte, quindi indosso i leggings. Pensi che la tua vita cambierà drasticamente prima del 2016? Lo spero davvero, anche perché sto aspettando un cambiamento da 150.000 anni e spero davvero che qualcosa cambi. Sei socievole o una persona asociale? Allora, no, non sono per niente socievole,
Cambiare il colore degli occhi lo faresti? No, non lo farei. Al massimo metterei qualche lentina, le lentine a contatto colorate, ma non lo farei. Poi, madonna, questi capelli. Ah, se ci fate caso, li ho fatti neri, ma non mi piacciono proprio, li voglio cambiare. Sulla giornata che stai passando. Non lo so, allora, forse che oggi devo uscire e mi scuccio un poco perché devo andare a parlare con una parrucchiera per vedere almeno se mi prende, anche se non ho mai lavorato come parrucchiera, ma ti è mai piaciuto uno dei tuoi migliori amici del sesso opposto? Sei gentile con tutti? No, per niente, sono, non è detto che, allora perché non sono gentile, sono antipatica, ma semplicemente io sono una persona che sta molto sulle sue, sono gentile solo con chi è gentile con me, ecco. Su che cosa stai seduto in questo momento? Su una sedia? Pensi di poter durare in un rapporto di 6 mesi e non imbrogliare? Sì, anche perché con il mio fidanzato ci sto da tanti tanti anni, quindi sì. Hai mai desiderato qualcuno?
con me, probabilmente
staremo o guardando un film insieme o facendosi le coccole o fare l'amore, queste cose qui, stare il più vicino possibile, soprattutto adesso che è autunno e che proprio c'è proprio l'atmosfera per stare insieme nel letto, ecco, farsi le coccole. Qual è la parte migliore della scuola? La parte migliore della scuola? La scuola è una grande palla proprio, cioè proprio una rottura di palle, sinceramente, però io penso che la scuola comunque più che altro ci aiuti a crescere, ecco, poi che è una palla lo sappiamo tutti. Delle foto sul tuo Facebook? Oh sì. Hai mai passato bigliettini ai tuoi amici a scuola? Sì. Riproduci le cose che sono accadute nella tua mente? Ah sì, ma spesso. Eri single la scorsa estate? Ah no, perché come vi ho detto sono fidanzata da parecchi anni. Che cosa dovresti fare in questo momento? Niente, sto facendo il video a voi e dopo devo andare a mangiare. Di la verità, l'ultima persona a cui ho mandato un messaggio è attraente. Sì, è attraente. Allora, le domande sono finite. Spero comunque di esservi, che sia stata di compagnia. Vi mando tanti tanti bacini. Spero che comunque questo video vi abbia rilassato.